Ciao, sei in grado di comprendere dove si annidano le perdite economiche occulte in stalla? Devi progettare e costruire una nuova stalla oppure ristrutturare l'esistente? Vuoi pianificare al meglio le fasi di progettazione e costruzione della tua nuova stalla senza compiere errori che possano portarti in situazioni economiche e gestionali critiche? Allora questo video sarà un utile spunto per te. Ti sei mai chiesto perché in tantissime stalle, praticamente in tutte, ci siano ingenti perdite economiche che il più delle volte rimangono invisibili agli occhi dell'allevatore? Sai perché purtroppo a tutt'oggi la stragrande maggioranza delle nuove progettazioni di stalle per vacche da latte non riesce a garantire una completa visione e un piano d'azione per il contenimento delle perdite occulte in stalla? Questo succede perché troppo spesso ci si limita a considerare il progetto della stalla solo da un punto di vista edile, del capannone, e non come cuore economico produttivo che invece è la stalla. Ad esempio, nel comparto alimento, della mangiatoia, bisogna imparare a misurare lo spazio disponibile per vacca. Tieni conto che se in stalla hai un posto in rastrelliera per ogni vacca ospitata all'interno della stalla, potrai contare su un risultato di avere a 150 giorni dal parto circa il 75% delle vacche gravide. Se invece hai la metà dei posti in mangiatoia disponibili rispetto al numero di vacche ospitate, questa percentuale cala drasticamente fino al 35%. E questa è una grandissima perdita occulta. Il problema è che questa tipologia di perdite, la maggior parte degli allevatori non è cosciente, oppure è cosciente di subire una perdita, ma non ha idea di quella che è la quantità dei soldi che sta perdendo ogni giorno. Quello che ti ho fatto è soltanto un esempio applicato al tema alimento. Molte altre perdite si possono trovare in altri comparti, ad esempio la beverata, lo spazio, la luce, l'aria, il riposo. Puoi trovare tutti gli spunti che ti consentiranno di imparare ad analizzare ed eliminare le perdite economiche che spesso portano a una rovina economica all'interno del corso di progettazione di una stalla redditizia e funzionale. Non dimenticarti mai che gli errori che compi nella fase di progettazione e di pianificazione di una nuova stalla li pagherai per i prossimi 30 anni in comode rate quotidiane. Se vuoi comprendere dove cercare le perdite economiche occulte in stalla, quelle che non si vedono, nel videocorso di progettazione di una stalla redditizia e funzionale di Daring.Farm potrai trovare tutte le risposte alle domande che ti sei sempre fatto o che hai fatto ad altri e alle quali non hai mai avuto risposte corrette o soddisfacenti. Clicca subito quindi sul link in descrizione e scopri Start Smart, che ti permetterà di entrare nel mondo Daring, che è un contenitore di informazioni indipendenti per crearti la tua personale strategia di progettazione, al fine di non commettere errori che ti costeranno caro negli anni. Allora clicca sul link in descrizione oppure visita www.daring.farm. Grazie e ti aspetto al prossimo video. Ciao!